Beh, se proprio ha la vocazione. Ah, per questo non c'è dubbio. Va bene, mandiamola a Chieri. Lì la scuola c'è, il seminario c'è, ma le spese chi le farà? Qualche santo provvederà. Speriamolo, perché io con l'annata che abbiamo avuto, più di quanto ho fatto proprio, non posso. È permesso? Avanti. Papà, manda questo per Giovannino, è grano. So che anche i vicini manderanno dei regali. Per diventare un buon prete ne hai anche troppa di roba. E adesso andiamo, che se devi essere a Chieri stasera non c'è tempo da perdere. Tu, Manona. Antonio. Ciao, Giovanni. E se mi sono sbagliato, tanto meglio. Val Brown, eh? Ecco la tua strada. Cinque chili scarsi. Dunque, riso 1,20, formaggio 2 lire, grano 2,50, l'ardine 50, sono 6 scudi, va bene? Eh? 6 scudi. Uno scudo. 10, 20, 30, 40, 45, 50. Questa è la raccolta, questa la geografia, il dizionario e questa la grammatica latina. Quando avrai imparato tutto questo, sarai diventato un professore. Ciao. Gli esami di licenza. Ma ti rovinerai la salute. Amen.
È festa oggi. Sicuro che è festa. È la prima messa di Don Bosco, figlio di Margherita. Un momento. Scusi, desidera? No, no, non volevo disturbarla. No, no, dica, venga avanti. Un momento. Ecco, reverendo, mi avevano detto che lei cercava un nuovo posto per i suoi ragazzi. Sì, è vero, perché? Perché ho un mio terreno qua vicino, con una tettoia anche. Forse potrebbe fare il caso suo. Ah, è proprio qui a due passi. Quando crede possiamo andare a vedere. Grazie, ci vengo subito. Ah. Ecco, vede, Don Bosco? I suoi ragazzi staranno riparati dal sole e dalla pioggia. Il mio terreno va fin laggiù. Poi a quella fila d'alberi. Poi a quel muro. È grande, no? Sì, il terreno va. Ma a questa tettoia qui c'è tutto da rifare. Ma capisco che la buona volontà non ci manca, ma... Ma sì, è un'occasione per i ragazzi. I muratori, i falegnami avranno modo di farsi onore. Manca tutto. Mancano le comodità, ma l'essenziale c'è. E poi guarda, c'è già lei, guarda quanto è bella. Con l'aiuto suo e con quello tuo, vedrai come tutto qui si trasformerà. La proposta che lei ha fatto di condurre a spasso i 300 discoli della Generala ha fatto tremare le vene e i polsi al nostro bravo direttore dell'Istituto Corrigendi. Ma ha pensato alla responsabilità che ci assumiamo? E se qualcuno fuggisse, per esempio? Stia tranquillo, eccellenza. Nessuno fuggirà. Anzi, la pregherei formalmente di non mandare nessuna guardia, né travestita né in uniforme. Voglio assumere intera io la responsabilità. Si fidi di me, eccellenza. E va bene. Voglio accontentarla. Grazie. E lei è troppo ottimista, reverendo. Lei vede in questo fatto un semplice ritardo, io invece ci vedo una vera evasione. Mi permetta di ricordarle che io conosco quei giovani. Non posso ammettere che loro abbiano voluto veramente fuggire. Quanto a me, trovo inutile aspettare ancora. I miei polli, reverendo, li conosco meglio di lei. Stia certo che non ritorneranno. No, e invece io sono certo che ritorneranno. Tanto meglio, e allora li aspetti qui. Buonasera e buona fortuna. Buonasera. Nell'oratorio di San Francesco di Sales e nella camera del sacerdote Giovanni Bosco, da lui convocati e lui presente, si radunavano il sacerdote Alasonatti Vittorio, Savio Angelo, diacono, Rua Michele su diacono, Cagliero Giovanni, Francesia Giovan Battista, Provera Francesco, Divarello Carlo, Lazzero Giuseppe, Bonetti Giovanni, Cerruti Francesco,
Durando Celestino Chierici, allo scopo di suscitare e conservare lo spirito di vera carità che richiedesi nell'opera degli oratori per la gioventù abbandonata e pericolante, e perciò stabilivano di erigersi in società. Il 18 dicembre dell'anno del Signore 1859.